I'm a flame, short of fire. I'm the dark in need of light. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo Vlogmax. Siamo qua nella nostra casa vacanze, Villa sul Mare, che adesso ve la faccio vedere. Approfitto perché Max è uscito un attimo, è andato a prelevare, e quindi vi faccio vedere 2 minuti la casa, poi andiamo al mare, facciamo tutti i nostri giretti. E io mi sono messa questo copricostume con le righe molto 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 carino. Le nostre valigie sono ancora qua, abbiamo ancora un disastro perché ancora non ci siamo sistemati. Se avete visto il vlog di ieri, siamo arrivati veramente da pochissimo. E questa è la camera da letto, c'è anche una culletta. Amore, vuoi andare nella culletta tu? Sì, a mamma. Marione, il mio amore. E qua c'è la finestra, qua ci sono le nostre valigie, qua c'è il bagno che praticamente lo scarico non funziona, che schifo, comunque questo bagno è bruttissimo e fa sempre rumore. Invece qua c'è un bellissimo spazio, questa è la cosa più bella, dove ci sono tutti questi divanetti, poltroncine. C'è anche il giochino di Pupi. Sì, com'è bello questo giochino. Poi c'è il tavolo con il mio computer, perché ovviamente mi sono comprata la connessione con una pennetta, perché ovviamente devo caricare vlog, quindi già sapete tutto. E qua ci sono anche questi bellissimi quadri, appunto, della Sardegna, molto molto belli, che adesso vedremo dal vivo. E poi qua c'è la cucina, non è molto grande, qua c'è uno sgabuzzino con la lavatrice, qua c'è una bella cucina con sia il forno a microonde, il frigorifero, il forno, la cucina, c'è tutto insomma. Vi faccio vedere l'esterno. Giardinetto molto molto carino, tutto questo spazio davanti con anche questo tavolino dove appunto si può mangiare. Amore, non ti allontanare, guardate com'è bello, è bellissimo, tutto verde, bello. Guardate com'è bella questa casa, è troppo bella. Magari fosse nostro. Amore, ci vogliamo comprare una casa sul mare? Sì, amore. E questo poi praticamente il nostro ingresso in casa. Ecco qua. Eccoti, tornata mamma. I'm a flame, short of fire. I'm the dark in me. La caletta posata, mare color turchese, spiaggia bianca. C'è questo colore di mare, è una cosa super fantastica, cioè è turchese, trasparente, guardate, cioè è bellissimo. Lascialo! Ma chi è? Chi è, amore? Dai, gioca! Che carino! Le mani! Dice, ma questo, ma è finto? Sì, è accocchiato! Che fa il tiro? Guarda chi c'è! Give me the night. Take me up, take me higher. There's a wonderful. Gelatino, questo è il mio, esagerato, questo è di Max. Basta, io quando mangio il gelato. Lo adoro. Vabbè, finiamola, se no viene tipo un video porno questo gelato. E voi? La punta,
scordatelo. No, è una freddura. No, quella di sotto no. Ma non posso dartela, è la cosa più buona. Uffa. Sì, eh? Ancora. Do un morso sotto. Guardate qua. Ma che gesto d'amore. Uffa. Ormai questi sono gli unici gesti che ci sono d'amore che ci sono rimasti da fare, quindi ci chiudono i blocchi. Bravo, se facciamo di più, violiamo le norme di nudità. Oh no, non trovo. Sono bene questi come gesti d'amore YouTube. No. In privato, sennò diventa un video porno. Questa è una signora che ha un cartoccio, vedete? È tipo un casatiello, È un cartoccio, lo sappiamo che c'è. Allora ho detto prendiamolo e scappiamo. We feel the love, sparks of fly, they ignite our bones. But when they strike, we. Ma una foto normale non si può fare. No, bah, non lo so, sembra sempre che stai facendo un film porno quando fai le foto. Con la... Bravo. Poi viene YouTube e ti blocca. Brava! Brava! Bravo, 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 bravo! Siamo venuti anche a Luimpostu. Come si chiama qua? Luimpostu, ho detto bene. È bellissimo, praticamente. Vabbè, però è super affollato. E l'acqua ovviamente è sempre spenta, c'è una bassa marea. Bellissimo. È troppo bella qua l'acqua, è veramente fantastica. Solo che purtroppo i cani non possono stare. Veramente bello, peccato. Sì, mi è rimasto con me due d'urso, come si suol dire. Però è bello, guarda che spettacolo. Te lo fa un tuffetto? Ti aspetto là, che fa? Però è bello, eh? È bello questo pacchetto. Devo andare. È il pacchetto con tutti gli attrezzi per allenarsi. Questo sembra tipo un cavalluccio, guarda, è troppo simpatico. Guarda com'è bella. Mi piace? Simpatica, eh? Sembra di andare a cavallo, ecco. Questo sembra avere i glutei e le gambe. Praticamente siamo in un parco a Budoni, dove abbiamo alloggiato per questa settimana, dove ci sono tutti attrezzi per fare sport. Dopo aver mangiato un pacco di patatine è proprio l'ideale, guarda. Brucia, brucia, che ne hai bisogno. No, che brucia. Questa è tutta da ridere. Proprio da ridere proprio. Forza. Fatevi due risate, dai. Ce l'ho fatta. Ieri non ce la faceva ad arrampicarsi su questo coso. Sono migliorata. Una schiappa.
devo pure parlarti qui. Sono brava? Sei tutta storta. Stai, vai con le gambe tutte storte. No, sono andiamo a ballare. Come si forma? Dai, che stai. Dai, balla. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Siamo venuti a fare un giretto a San Teodoro, che è un paesino troppo troppo carino. Se vi trovate veniteci, ci sono tutte bancarelle, persone che camminano, che belle le bancarelle. Cose ci sono qua? Dei braccialettini, le mollette. Ah, che belli questi, questi sono dei porta tipo occhiali, sono carini, eh? Portapastelli. Sono belli, guarda il portachiave. Ti piace? No? Poi appunto c'è sta tutta sta strada. Sta tutta sta strada con tutte le bancarelle. Molto molto carini. Questi sono proprio belli. Che io se non mi sbaglio, quando venni l'altra volta in Sardegna, sempre comprai su queste bancarelle. Prendiamoci un bel cocktail. Io lo voglio analcolico, ovviamente. Tu? Non uso niente. Come? Di frutta? Vati gli analcolici. Con anche granita spremuta. Yummy. Io ho preso una granita con succo di limone. Super genuina. E fresca, rinfrescante. Max ha preso una capirosca. Dai pure una bottiglina d'acqua. Al melone. 10-5. Però c'è tanto lime dentro. Melone e lime la tua capirosca? La capirosca sì, ci va il lime. Ah, okay. Acqua naturale. Facendo un po' di shopping, vero, in questo negozio. Cosa stiamo comprando? Cosa vuoi tu? L'arco, quello là, il più lardoso di tutti. No, dai, quando faccio la carbonara da solo, metti la foto su Instagram. Comunque sto negozietto c'è un sacco di cose carine, abbiamo comprato tante tante cose, poi dopo vi faccio vedere tutto quello che ho comprato. Tornati a casa, non fate caso al mio aspetto, sono distrutta ovviamente. Vi volevo far vedere le cose che abbiamo comprato. Allora, prima di tutto qua io mi sono comprata questo braccialettino. Mi sono messa la maglietta di Max, tipo pigiama. Faccio sempre queste cose. È troppo comodo. E questo qua, troppo troppo carino. C'ha, vedete, c'ha le perline. E molto bello. Secondo me poi sulla bronzatura risalta tantissimo. In questa busta. Tante cose buone. Allora, faccio vedere. Questo qua è tipo un sale integrale con le spezie, che secondo me è buonissimo, che ci permette poi di mangiare meno sale perché è mischiato alle spezie. Poi Max ha preso questi qua, che sono dei biscotti amaretti alle mandorle morbidi. Io invece ho preso questi qua, che sono dei cioccolattini, avevo voglia di cioccolata. Questi sono molto molto buoni, sono alla nocciola. Praticamente sono praline di nocciola e miele ricoperte da cioccolato fondente, quindi sono,
secondo me molto buone. Adesso lo assaggio anche io perché ne ho voglia. Abbiamo preso questa qua, la fregola, appunto come quella là che abbiamo mangiato e che quindi vogliamo provare a cucinare noi a casa, e poi è bio, fregola bio, yeah. E poi infine Max ha preso questo qua, lardo e magro di suino. Guardate quanto grasso, tutto questo grasso non ci piace. Lui si fa la carbonara, si fa tutte le sue. Ah, e poi alla fine questo qua lui si è comprato, ed è troppo bella sta cosa che ha comprato, vi faccio vedere. Praticamente è un tipo un puzzle di legno, che c'era una bancarella che li vendeva. Sono tipo delle costruzioni, e questa è tipo una nave che si deve costruire. Lui è molto amante di queste cose, appunto di hobby, di costruire, di fare. Quindi poi vedete, è fatto tutto di legno e si deve costruire, ma secondo me non è facile. Comunque ve la faremo vedere se ci riuscirà, chissà se ci riuscirà quando sarà finita. Che iniziamo a gettare? Eh? Così, perché non avevo magliette. Quindi questo vlog finisce qua, vero amore? Mamma saluta tutti. Noi vi mandiamo tanti baci, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciateci tanti pollici in su, è vero mammina? Sì, adesso andiamo a dormire e ci vediamo domani con un nuovo vlog. Adesso ci mangiamo i biscotti. Dove stai mangiando? Biscotti? Gli amaretti? Come sono? Sono buoni? A me non mi piacciono perché sono troppo dolci. Noi mangiamo quelli a cioccolata. Pupi! Assaggiamo. Quanti ne sono? Sono troppo buoni questi, lo vuoi uno? Sono buonissimi. Dentro c'è tutto nocciole. Ma c'è tutto il vino. Buonissimo. Sì. A me ne mangio un altro, sono troppo buoni. Pollice in su e buonanotte. Aiù! Hearts alive.